L'aria era densa di attesa. Un silenzio improvviso calò sulla folla, migliaia di persone, i loro occhi fissi sulla figura ormai familiare immersa in una luce eterea. La notte era fredda, ma il calore delle candele e la speranza nei cuori dei presenti creavano un'atmosfera unica. Ricordati di mettere mi piace, commentare e condividere il video. Veniamo a noi. La Vergine Maria, o Gospa come era conosciuta qui, era tornata a Medjugorje. Ma questa volta il suo messaggio era diverso, più urgente, più pressante. Sparito era il dolce conforto, i messaggi di pace che avevano attirato i pellegrini in questo piccolo villaggio bosniaco per decenni. Al loro posto un senso di urgenza e di inquietudine. Al loro posto una profezia agghiacciante, una visione del futuro che fece venire i brividi a tutti coloro che la ascoltavano. Le parole risuonavano come un eco nelle menti dei presenti. La data era impressa nelle menti dei presenti. Un avvertimento, un presagio. Un giorno che nessuno avrebbe dimenticato. Le parole della Gospa, pronunciate con cupa chiarezza, parlavano di un mondo sull'orlo del baratro. Un mondo in bilico sull'orlo del caos e della tribolazione. Un mondo che aveva bisogno di risveglio e di redenzione. Il suo messaggio era chiaro. Il tempo della compiacenza è finito. Il tempo della preparazione è adesso. Ogni anima doveva essere pronta per ciò che stava per arrivare. La voce si sparse a macchia d'olio, correndo dalle pendici rocciose del monte Podbrdo fino agli angoli più remoti del globo. La notizia si diffuse rapidamente, portando con sé un senso di urgenza e mistero. Un'ondata di paura, di eccitazione nervosa, attraversò i fedeli. Le emozioni erano palpabili, un misto di speranza e terrore. La profezia, avvolta nel simbolismo e in annunci criptici, divenne oggetto di ferventi dibattiti e speculazioni. Ogni parola, ogni segno, veniva esaminato con attenzione maniacale. Studiosi, teologi e interpreti improvvisati hanno analizzato ogni dettaglio, alla ricerca di indizi sul suo significato. Le discussioni si intensificarono, con teorie che spaziavano dal plausibile al fantastico. Alcuni l'hanno liquidata come isteria, il prodotto di immaginazioni iperattive. Per loro non c'era nulla di concreto, solo paure infondate. Altri l'hanno vista come una conferma delle loro paure più profonde, un segno che i tempi finali predetti nelle antiche scritture erano alle porte. La tensione cresceva, alimentata da antiche credenze e nuove interpretazioni. Ma per coloro che avevano visto la paura negli occhi della Gospa, che avevano sentito il peso delle sue parole depositarsi sulle loro anime, non si poteva negare la verità. Qualcosa di epocale stava per accadere. La sensazione di un cambiamento imminente era innegabile, un presagio che non poteva essere ignorato. La profezia stessa era intessuta in modo intricato, i suoi fili tratti dal ricco arazzo della storia biblica e delle apparizioni mariane nel corso dei secoli. Parlava di sette segreti, affidati ai veggenti di Medjugorje, ognuno più terribile del precedente. Questi segreti, aveva rivelato la Gospa, contenevano una mappa degli eventi futuri, segnali che indicavano la discesa dell'umanità nell'oscurità. Tre di questi segreti, si diceva, si erano già avverati. I loro avvertimenti echeggiavano negli eventi catastrofici della storia recente. I restanti quattro rimanevano avvolti nel mistero, il loro contenuto noto solo ai veggenti prescelti e a Dio stesso. Ma una cosa era chiara: ogni segreto svelato avvicinava il mondo di un passo al precipizio. Nel corso della storia sono emerse profezie simili, sussurri di imminente rovina portati dai venti del tempo. Dall'oracolo di Delfi a Nostradamus, l'umanità è stata a lungo affascinata dalla possibilità di intravedere il futuro, di svelare i misteri del destino.
E mentre molte di queste previsioni si sono rivelate nient'altro che racconti fantasiosi, altre hanno dimostrato un'inquietante accuratezza. I loro annunci echeggiano attraverso gli annali del tempo. Le profezie di Fatima, ad esempio, consegnate nel 1917 a tre pastorelli in Portogallo, parlavano di guerre, rivoluzioni e di un grande segno nei cieli che avrebbe annunciato un periodo di tribolazione senza precedenti. Molti credono che queste profezie si siano già avverate. Il loro compimento è evidente nelle due guerre mondiali e nell'ascesa del comunismo nel XX secolo. La decisione della Gospa di avvolgere il suo messaggio nel segreto, di affidarne la rivelazione a pochi eletti, non ha fatto altro che aumentare l'intrigo che circonda la sua profezia, alimentando curiosità e speculazioni. Perché questo velo di mistero? Perché mantenere il mondo in sospeso? Perché non rivelare tutto in una volta, per scuotere l'umanità e indurla ad agire? Alcuni credono che i segreti siano troppo terribili per essere sopportati tutti in una volta, che la loro graduale rivelazione sia una misericordia, un atto di compassione divina che permette all'umanità di affrontare i suoi demoni un passo alla volta, senza essere sopraffatta. Altri ipotizzano che i segreti siano legati al tempo, che il loro significato diventi chiaro solo quando gli eventi che predicono si avvicinano. Qualunque sia la ragione, la segretezza che circonda le profezie di Medjugorje è servita solo ad amplificarne l'impatto, trasformando il piccolo villaggio bosniaco in un punto focale per credenti e scettici, un luogo di pellegrinaggio e dibattito. Mentre l'esatta natura dei segreti rimanenti rimane un mistero, alcuni temi sono emersi dalle criptiche dichiarazioni dei veggenti. Parlano di un mondo divorato dal materialismo e dall'avidità. Un mondo in cui la fede si è ridotta a un barlume, minacciata di estinzione dall'oscurità che avanza. Parlano di disastri naturali di portata senza precedenti, di guerre e rumori di guerre, di un mondo in bilico sull'orlo dell'autodistruzione. E in tutto questo, lo spettro di uno scontro finale, una battaglia tra il bene e il male che determinerà il destino dell'umanità. Il messaggio di Medjugorje non è un messaggio di disperazione, ma di urgenza. È una chiamata all'azione, un appello all'umanità affinché si allontani dall'abisso e abbracci la luce. Gli avvertimenti della Gospa non hanno lo scopo di spaventare, ma di risvegliarci al sentiero pericoloso che stiamo percorrendo. Il tempo della compiacenza è finito. Il tempo di agire è adesso. Dobbiamo esaminare le nostre vite, le nostre priorità e chiederci: siamo preparati a ciò che ci aspetta? Abbiamo prestato ascolto agli avvertimenti o ci siamo lasciati cullare da un falso senso di sicurezza? Le profezie di Medjugorje non sono una previsione del futuro, ma un avvertimento su ciò che potrebbe essere. Il futuro non è fisso, è fluido, plasmato dalle nostre scelte e dalle nostre azioni. Abbiamo il potere di ascoltare gli avvertimenti, di cambiare rotta, di evitare il disastro. Il messaggio di Medjugorje è un messaggio di speranza, un promemoria che anche nei momenti più bui la luce della fede può guidarci. È una chiamata a tornare alle basi, alla preghiera, alla compassione, all'amore. È una chiamata a preparare i nostri cuori, le nostre menti e le nostre anime alle sfide che ci attendono. Il tempo è adesso. La scelta è nostra.